La notte di Elie Wiesel. Non era possibile sdraiarsi e neanche sedersi tutti. Decidemmo di sederci a turno. C'era poca aria. Fortunati coloro che si trovavano vicini a una finestra, vedevano passare il paesaggio in fiore. Dopo 2 giorni di viaggio, la sete cominciò a torturarci, poi il caldo diventò insopportabile. Liberi da ogni censura sociale, i giovani si lasciavano andare apertamente ai loro istinti e col favore della notte si accoppiavano in mezzo a noi, senza preoccuparsi di nessuno, soli nel mondo. Gli altri facevano finta di non vedere. Ci restava qualche provvista, ma nessuno mangiava secondo la propria fame. Economizzare era il nostro principio, economizzare per il giorno dopo. Il giorno dopo poteva essere anche peggiore. Il treno si fermò a Kaschau, una piccola città alla frontiera cecoslovacca. Allora capimmo che non saremmo rimasti in Ungheria. Aprimmo gli occhi, troppo tardi. La porta del carro venne aperta. Un ufficiale tedesco si fece avanti, accompagnato da un tenente ungherese che traduceva le sue parole. Da questo istante passate sotto l'autorità dell'esercito tedesco. Chi possiede ancora oro, denaro, orologi deve consegnargli adesso. Chi verrà trovato con qualcosa addosso sarà fucilato sul posto. Inoltre, chi si sente male può trasferirsi nel vagone ospedale. È tutto. Il tenente ungherese passò fra di noi con un cesto e raccolse gli ultimi beni di chi non voleva più sentire il gusto amaro del terrore. «Siete 80 in un carro», aggiunse l'ufficiale tedesco. «Se qualcuno manca, sarete tutti fucilati come cani». Scomparvero. Le porte vennero richiuse. Eravamo in trappola fino al collo. Il mondo era un carro ermeticamente chiuso. C'era fra di noi una certa signora Schechter, di una 50ina d'anni, con il figlio di 10 anni accovacciato nel suo angolo. Suo marito e i suoi 2 figli maggiori erano stati deportati con il primo trasporto per errore e questa separazione l'aveva completamente distrutta. Io la conoscevo bene. Era venuta spesso da noi, una donna tranquilla, dagli occhi ardenti e acuti. Suo marito era un uomo pio e passava i giorni e le notti nella casa degli studi, mentre era lei che lavorava per sfamare i suoi. La signora Schechter aveva perduto la ragione. Il primo giorno del viaggio aveva già cominciato a gemere, a domandare perché l'avevano separata dai suoi. Poi le sue grida divennero isteriche. La terza notte, mentre dormivamo, seduti l'uno contro l'altro e qualcuno in piedi, un grido acuto squarciò il silenzio. «Un fuoco! Vedo un fuoco! Vedo un fuoco!» Seguì un istante di panico. Chi aveva gridato era stata la signora Schechter. In mezzo al carro, al pallido chiarore che proveniva dalle finestre, assomigliava a un albero secco in un campo di grano. Col braccio indicava la finestra urlando «Guardate, guardate quel fuoco! Un fuoco terribile! Abbiate pietà di me, quel fuoco!» Degli uomini si attaccarono alle sbarre, non c'era nulla, eccetto la notte. Restammo per un lungo momento sotto il colpo di questo risveglio terribile. Ne tremavamo ancora, ogni cigolio delle ruote sulle rotaie ci sembrava che un abisso si stesse per aprire sotto i nostri corpi. Incapaci di addormentare la nostra angoscia, cercavamo di consolarci. «È pazza, poveretta!» Le era stato messo un cencio bagnato sulla fronte per calmarla, ma lei continuava a urlare «Quel fuoco! Quell'incendio!» Il suo figlioletto piangeva, afferrandosi alla gonna, cercando le sue mani. «Non è nulla, mamma, non è nulla, siediti!» Lui mi faceva più male delle grida di sua madre. Alcune donne tentavano di calmarla. «Ritroverete vostro marito e i vostri figli fra qualche giorno!» Lei continuava a gridare, ansante, la voce rotta da singhiozzi. «Ebrei, ascoltatemi, vedo un fuoco! Che fiamme, che rogo!» Come se un'anima maledetta fosse entrata in lei e parlasse dal fondo del suo essere. Noi cercavamo di spiegarci il fatto, per tranquillizzarci, per riprender fiato piuttosto che per consolarla. «Deve aver sete, poveretta, è per questo che parla del fuoco che la divora». Ma tutto era inutile. Il nostro terrore avrebbe fatto scoppiare le pareti del carro. I nostri nervi stavano per cedere, la pelle ci faceva male. Era come se la follia stesse per impadronirsi anche di noi. Non ne potevamo più. Alcuni giovanotti la fecero sedere di forza, la legarono e le misero un bavaglio. Era tornato il silenzio. Il bambino era seduto accanto alla mamma e piangeva. Io avevo ricominciato a respirare normalmente. Sentivamo le ruote scandire sulle rotaie il ritmo monotono del treno attraverso la notte. Ci si poteva rimettere a dormicchiare, a riposare, a sognare.
Un'ora o due passarono così, quando un nuovo grido ci tagliò il respiro. La donna si era liberata e urlava più forte di prima. «Guardate quel fuoco, fiamme, fiamme dappertutto!» Di nuovo i giovanotti la legarono e la imbavagliarono. Le diedero anche qualche colpo. La gente li incoraggiava. «Che stia zitta quella pazza! Che chiuda il becco! Non è sola! Che la faccia finita!» Le diedero parecchi colpi sulla testa, colpi da ammazzarla. Il figlioletto le si aggrappava addosso, senza gridare, senza dire una parola. Non piangeva più. Una notte che non finiva mai. Verso l'alba la signora Schechter si era calmata, accovacciata nel suo angolo, lo sguardo inebetito che scrutava il vuoto non ci vedeva più. Per tutto il giorno restò così, muta, assente, isolata in mezzo a noi. Al cadere della notte si rimise a urlare. L'incendio, là, indicava un punto nello spazio, sempre lo stesso. Erano stanchi di picchiarla. Il caldo, la sete, gli odori pestilenziali, la mancanza d'aria ci soffocavano, ma tutto ciò non era nulla in confronto a quelle grida che ci straziavano. Ancora qualche giorno e ci saremmo messi a urlare anche noi. Ma si arrivò in una stazione che si trovava vicino alle finestre, ci disse il nome: Auschwitz. Nessuno l'aveva mai sentito dire.